Siamo la classe quinta A del liceo Galileo Galilei di Caravaggio. Per l'attività di alternanza scuola-lavoro 2017-2018, in accordo con la Presidenza, è nata l'idea di un progetto che possa favorire l'integrazione della tecnologia nell'apprendimento e nell'insegnamento. Il nostro obiettivo è quello di introdurre la scuola ad una nuova dimensione didattica. Nella prima fase di progettazione, il lavoro è stato svolto da quattro gruppi, coordinati dalla professoressa Enrica Rossini, nel ruolo di architetto, e dalla professoressa Stefania Bressani. Il primo gruppo si è occupato della metratura in loco dell'aula, realizzandone attraverso software di grafica quali Inventor e AutoCAD un modello digitale, che è servito come base per lo studio degli spazi, svolto invece dal secondo gruppo. Quest'ultimo, ispirandosi ai principi del Feng Shui, ha ripensato l'ambiente al fine di renderlo stimolante per l'apprendimento. Il terzo gruppo si è occupato della realizzazione di un sito web mirato a pubblicizzare il progetto e a contenere materiali multimediali e informazioni utili per seguire passo passo lo svolgimento dei lavori. Il quarto gruppo ha intrapreso un'attività di ricerca online dei prodotti e ha contattato le aziende, arrivando alla redazione di un preventivo comprensivo di tutte le spese. La cooperazione tra i quattro gruppi ha portato al completamento della fase progettuale, che si è concretizzata nella realizzazione di un modellino fisico in scale, che rappresentasse le fattezze dell'aula. Una volta confermati i finanziamenti, ha avuto inizio la realizzazione effettiva dell'aula. Parte della classe si è occupata delle decorazioni floreali della parete alle mie spalle, seguendo i principi del Feng Shui. Di grande importanza è stata la scelta di introdurre dei banchi di forma trapezoidale, proprio perché permettono una rapida modifica della disposizione dell'aula in funzione delle attività da svolgere. Un'altra componente di fondamentale rilevanza per l'aula 3.0 è la presenza della colonna porta tablet, dotata di sistema di fast charging, necessaria per assicurarsi l'utilizzo continuativo dei tablet. Ma il centro della nuova esperienza didattica è rappresentato dalla lavagna multimediale, connessa ad un impianto dotato di proiettore e casse e capace di interconnettere i dispositivi utilizzati. La cattedra è stata scelta appositamente per risparmiare spazio. Infatti, abbiamo aggiunto un cassetto a scomparsa che contiene il computer collegato alla linea.